quello che conta è la salvezza, poi diciamo che siamo contenti di come sia finita, specialmente oggi. Comunque i ragazzi hanno fatto una prova, secondo me, d'orgoglio, una prestazione importante, e è arrivato i 3 punti che ci danno la matematica salvezza, anche se poi il Rimini e il Sant'Arcangelo hanno vinto tutte e due, però avendo vinto oggi per noi si scongiura qualsiasi tipo, diciamo, di tribolo ulteriore. Il nostro punto diciamo, di partenza è quello di cercare di far vedere che stiamo lavorando seriamente, con dei progetti importanti e soprattutto veri. Poi è logico che qualcheduno andrà a realizzarsi prima e qualcheduno, diciamo, dovrà protrarsi un po' più nel tempo, però quello che per noi è importante ora è capire veramente le nostre ambizioni, come ha detto il Presidente, per l'anno prossimo, di provare a alzare un po' l'asticella e, insomma, vediamo quello che può venire fuori. Oggi intanto ci godiamo la matematica salvezza, sono tutti progetti che stanno andando avanti da un paio di mesi, quindi non è che dalla mattina alla sera ci si sveglia e si fa trasformazioni di società o cose, però nei prossimi giorni ci saranno sicuramente sviluppi che poi comunicheremo a tutti. C'è dei tecnici preposti che stanno lavorando da 2 mesi, con molta, diciamo, insistenza su alcune condizioni, e ci saranno sicuramente anche nuovi investitori. Abbiamo fatto diversi incontri, il Comune ha dato una grande apertura per questa cosa. Noi a sua volta abbiamo già richiesto l'intervento da qualche mese di tecnici preposti per impostare tutto il lavoro e tutta la progettazione che logicamente necessita. Non si fa una ristrutturazione di uno stadio così a parole, ma a fatti. Per questo anche martedì prossimo ci rincontriamo col Comune, dove abbiamo già presentato sia dei business plan che dei progetti. È logico che andando avanti devono essere calibrati a seconda poi delle necessità e delle situazioni, ma abbiamo già, diciamo, anche con il CONI intrapreso una strada che è quella del contributo sportivo, al quale non ci saranno problemi, anzi sono molto volenterosi nell'appoggiare questa nostra scelta, quindi credo che è solo una questione di burocrazia e andare avanti un po' nel tempo, però è la strada che stiamo percorrendo.